Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. All'interno del video di oggi vi mostro i prodotti che abbiamo finito io e Simone e anche Punky nel mese di novembre. Allora, mi metto in posizione e ok. Credo che suddividerò anche in questo mese, quindi a novembre, i prodotti finiti alimentari dai prodotti finiti beauty. Anzi, pensavo di dedicare proprio un video ai prodotti finiti alimentari, perché sennò diventa video di empties che durano 35-40 minuti e forse non è il caso. Sono ancora un po' raffreddata, per cui per quello che mi sentite la voce nasale. Ok. Allora vi mostro subito due burro cacao che abbiamo finito nel mese di novembre. Io ho finito la Dolcilabbra di Alchemilla Fragola e Panna, un profumo buonissimo, un burro cacao che dà una discreta idratazione. Non ha questa funzione riparatoria, non è proprio così, diciamo, efficiente, ecco, non ripara le labbra quando le avete veramente molto distrutte. Quindi in futuro non lo ricompro, è molto buono il profumo, è una coccola e va bene così. Simone invece ha finito questo Proxera di Bioniche e dice che si è trovato abbastanza bene. Poi lui non ha mai le labbra eccessivamente screpolate, per cui devo dire che su di lui un burro cacao vale l'altro, è proprio per tenere le labbra idratate, ecco. Poi, finita questa crema mani della Essence con i peli di Punky sopra, questa qui era il burro di karité molto ricca, o almeno qui c'è scritto che era molto ricca, ma in realtà era una crema molto molto piacevole, dall'assorbimento molto rapido. Io la utilizzavo quando appunto stavo qui nel mio, diciamo, angolo scrivania, quando stavo al computer, e devo dire che si assorbe velocissimamente, ha un buon profumo, per cui è molto buona, questa la consiglio. In futuro potrei ricomprarla. Qui c'è scritto super rich e super soft. Super soft sì, ma super rich no, nel senso che è una crema che si assorbe abbastanza facilmente. Poi ho finito diversi smalti durante questo mese, me li tolgo subito dalle scatole. Questi smalti sono questo qui di Fior di Magnolia azzurro, che voi attualmente non riuscite a vedere. È tutto sporco attorno, però comunque è finito e quel fondino che è rimasto è molto molto colloso, per cui va buttato. Effettivamente a 2 anni basta. Finito questo 60 secondi della Rimmel perlato. Questo qui era nel colore Silver Bullet 730, mi è piaciuto tantissimo. Trovo ottimi gli smalti della Rimmel, ma è molto 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 colloso e poi ce n'è veramente poco, anche questo lo butto. E poi ho finito purtroppo questo qui della Wycon con i glitter argentati. Questo qui era il numero 22, proprio solo glitter argentati. Non riesco tanto a parlare, perdonatemi. Ok, intanto iniziamo a mettere la plastica via. Ok, gli smalti invece li tengo qua. Allora, finito questo dentifricio Ginger e Melissa di DM, ha un sapore particolare questo qui. Comunque è un dentifricio senza infamia e senza lode, nel senso che lava bene, non vi lascia la bocca impastata di menta, quindi non è una menta troppo forte, anzi la menta quasi non si sente, però è presente. E zenzero e melissa, buono, un sapore particolare. Diciamo che non mi ha colpito particolarmente per le sue funzionalità questo dentifricio, per cui non lo ricomprerei. Poi sono già andata da DM, quindi vi farò anche il video acquisti, o forse ve l'ho già fatto, dipende da quando lo metterò, e non l'ho ricomprato, per cui sapete che a me piace cambiare. Punkin, meglio che non salti lì. Poi il deodorante di Balea, anche questo acquistato dal DM. Questo qui si chiamava Aloha Vibes, profumazione Festival Fever. Io questo l'ho usato come deodorante vero e proprio, quindi sotto l'ascella, e devo dire che mi sono trovata molto bene, molto efficiente. Secondo me questi deodoranti qui, che hanno questo profumo molto molto fruttato, vengono pensati per essere spruzzati sopra i vestiti, quindi per dare la spruzzata finale, tipo sostituti del profumo, ecco, sostituti delle acque profumate. Mentre invece io l'ho usato sotto l'ascella e mi sono trovata comunque molto bene. Non l'ho ricomprato però perché mi piace cambiare, sempre per il solito motivo che a me piace cambiare. Poi, finita questa crema per il corpo di Caudalie, ve l'avevo fatta vedere nei prodotti bocciati perché è un prodotto che non si assorbe mai.
Quindi ha il potere di rimanere nel vostro corpo tipo 24 ore senza assorbirsi mai, per carità, non la voglio neanche più vedere col binocolo. Finito questo colluttorio di DM, questo qui era Raspberry Splash, quindi al lampone, anche questo molto molto particolare, però molto piacevole devo dire. Questo qui in futuro, se ricapito dal DM, potrei ricomprarlo, volevo ricomprarlo, ma nel DM di Milano dove sono stata io non l'ho visto e non c'era, per cui ne ho preso un altro che poi vi farò vedere. Comunque questo è buono, questo mi è piaciuto, costava veramente poco, mezzo litro, 89 centesimi. Io amo i prezzi del DM, nel mentre cade tutto, ma questo è normale. Finito questo bagno schiuma che avevo acquistato da Viridea, questo qui era alla vaniglia però era in gel, mentre adesso sto usando quello lì alla vaniglia in crema. Li ho trovati molto buoni, un profumo di vaniglia biscottata, buono, senza infamia e senza lode. Non credo che in futuro lo ricomprerò, però non posso dire che è stato un bagnoschiuma pessimo. Altri due bagnoschiuma, finito questo qui, Senso alla vita della Avon Senses. Questo qui lo aveva acquistato mia zia un po' di tempo fa, ma siccome anche lei è come me, che si stufa, questo essendo mezzo litro di prodotto l'ha usato metà lei e metà io. Abbiamo fatto diciamo uno scambio, ecco. Per cui a me questo qui è piaciuto, l'unico problema di questo bagnoschiuma qui è la densità, è molto molto denso. Per quanto riguarda il colore, sì, è rosso vivo, quindi può essere che vi macchi temporaneamente il lavandino, però a me non dà fastidio, è molto molto profumato, per cui se vi piacciono i bagnoschiuma profumati questo fa proprio per voi, perché profuma tanto, è solo molto denso, quindi boh, non lo so, dipende da voi che consistenza preferite. Finito il Tesori d'Oriente Japanese Rituals, questo me l'aveva regalata mia zia a Natale dello scorso anno, era proprio un regalo di Natale, mezzo litro, la profumazione è buonissima, perché la Japanese Rituals secondo me insieme a Byzantium è una delle profumazioni più buone proprio da cavallo di battaglia dei Tesori d'Oriente, molto buona. La formulazione in crema è anche idratante, coccolosa, il box doccia, tutto il bagno vi profuma, ha anche un inci abbastanza buono, per cui che dire, questo prodotto io ve lo consiglio. Preferisco come formato il tubo perché è anche più comodo sotto la doccia, mentre invece la latta non mi fa impazzire. Peccato che era mezzo litro per il semplice fatto che io sono una persona che si stufa, infatti vedete quanti ne ho intervallati, quanti ne ho alternati, proprio solo perché mi stufo. Comunque buono, questo ve lo consiglio. Finiti tre shampoo, mi sono messa a usare tutti i rimasugli di shampoo che avevo. Finito questo qui della Avon Naturals, questo qui è un antiforfora, questo qui era, se la smetto di dire questo qui è meglio, albero del tè e menta, quindi diciamo tea tree e menta, mi sono trovata molto bene, è vero che vi toglie i forforelli qualora voi li abbiate, il profumo è buono, anche questo è molto molto denso, per cui è meglio diluirlo, se posso consigliarvi. Poi, finito questo shampoo di Biopoint che avevo trovato sempre in un giornale, questo qui si chiama shampoo di bellezza l'essenziale e alla betulla, no, nettare di fiori estratto di bambù biologico, la betulla dove l'ho vista, l'avrò sognata, questo mi è piaciuto perché è sempre uno di quegli shampoo appartenenti alla categoria degli shampoo leggeri, quindi quelli che voi potreste farvi il lavaggio quotidiano, ma è buio, non si vede un cazzarola. Ok, scusate, vi stavo dicendo che fa sempre parte di quella categoria di shampoo molto molto leggeri che potreste utilizzare tutti i giorni perché sono veramente leggeri. A me questo qui è piaciuto, non lo ricompro perché adesso ho un'altra catervata di shampoo da finire, però comunque non è male, buono. Poi ho finito questo shampoo qui, Nectars of Beauty delle Cosmetic, questo qui ce l'ha portato Francesco, il testimone di Simone, nostro amico, ciao Fra se mi stai guardando, questo qui era al rosmarino e all'estratto di fiore d'arancio, scusate, anche questo mi è piaciuto molto, questo è per capelli normali tendenti all'ingrasso, tendenti ad ingrassarsi, ce la posso fare, e anche questo mi è piaciuto, quindi anche questo ve lo posso consigliare, non dovrebbe costare molto, l'inci non è niente di particolare, a me questo qui è piaciuto, diciamo che questo a differenza del Biopoint, a differenza di quello lì dell'Avon Naturals, questo qui è un po' più sgrassante, quindi va bene quando dovete fare proprio quei lavaggi belli corposi, ecco. Mi sembra dall'anteprima che questo video sia buio, non capisco perché, boh, vabbè.
finito questo sapone liquido della Mil Mil, questo qui era sapone di Marsiglia e olio d'oliva. Mi è piaciuto tantissimo il profumo, mi è piaciuto tantissimo anche la consistenza e mi è piaciuto tantissimo anche il prezzo, perché costa sui 60 centesimi, per cui ottimo, questo qui ve lo consiglio. Niente, questo sarà il video del questo qui, perché continuo a dirlo ogni 2 secondi, vabbè, oh, uno scemo. Allora, finita un'altra crema mani, questa qui della Essence, che si chiama Kisses from Italy, questa qui era al limone. 50 ml di prodotto, acquistata da, un attimo, acquistata da Marion Naud, Marion No, quelle profumerie, franchising Marion No. Mi sono trovata molto bene, a differenza di quella che vi ho fatto vedere prima, questa qui era leggermente più nutriente, quindi un pochino più lento l'assorbimento, ma comunque è una crema che si assorbe. Non si assorbe subito, ma comunque si assorbe, ci mette un pochino di più, insomma. In questo video non so parlare, anche questa in futuro potrei ricomprarla, visto che il prezzo è molto molto basso, non so se siamo su 1,50 euro o 2 euro, proprio poco. Di make up ho finito solo 2 prodotti, che sono questo rossetto qui di Avon Spellbound. Questo era il mitico viola che non piace praticamente a nessuno tra tutte le persone che mi seguono qui sul canale. A me invece è piaciuto molto, ovviamente è un colore super impegnativo, per cui bisogna, ecco, aver voglia di usare, no? A me è piaciuto, boh, non ricomprerò la full size. Questo qui è il mascara di Chanel Le Volume Revolution, l'ho acquistato su Grazia, l'ho trovato su Grazia, mi è piaciuto tantissimo. Questo è un mascara che secondo me in curva allunga le ciglia, dà un bellissimo effetto, a me piace molto. Non comprerò mai la full size, però quando trovo le mini size appunto nelle riviste li compro molto volentieri. Qui c'erano quanti ml? 1-2 ml, infatti è durato, che ne so, 10-11 applicazioni e basta. Boh, anche questo lo buttiamo via. Arriviamo alle maschere. Allora, cominciamo dalle maschere che non mi sono piaciute. Questa qui della Chelemata, maschera di luce bellezza istantanea ai polifenoli d'albicocca. Questa è una maschera che ho fatto precisamente ieri, non mi è piaciuta per niente perché il siero che mi ha rilasciato sul viso non si è assorbito, non si è mai assorbito. Quindi io ho fatto questa maschera alle 2:30 di pomeriggio, alle 9:30 di sera, ma forse anche alle 10, ora di fare fortunatamente la pulizia del viso, quindi di lavarmi il viso, non si era ancora assorbito, nel senso che io avevo la fronte e le guance ancora appiccicose. Quindi o è la mia pelle che non tollera questo tipo di siero che c'era qui dentro, oppure è proprio la maschera che non va bene per me. Qui c'è scritto che questa maschera va tenuta applicata per 5 minuti. A me sinceramente una maschera imbevuta di siero da tenerla 5 minuti non ha senso, io l'ho tenuta 45 minuti. Però in ogni caso il siero non si è mai assorbito, per cui per me questo è un flop, non la ricomprerò. Un'altra maschera che invece mi è piaciuta abbastanza è questa qui della The Scrubber, linea viso, maschera viso addolcente. Questa qui è con argilla rosa, qui dice argilla viola, per me è argilla rosa, olio di jojoba e vitamina E e C. Questa mi è piaciuta molto perché ha una funzione purificante, nonostante abbia questa funzione purificante e sgrassante, però non mi ha seccato le zone in cui la pelle non aveva bisogno di essere asciugata, ecco. Quindi mi è piaciuta, in futuro potrei ricomprarla. Questa è ottima perché costa, nonostante costi 3,90, avete 3 o 4 applicazioni, vedete che qui c'è il beccuccio proprio, lo aprite così. Avete 3 o 4 applicazioni, per cui mi è piaciuta, questa ve la consiglio, trovata da Lillapois. Finita questa maschera di Primark, questa qui era limone, pompelmo e carota. Anche questo un prodotto senza infamia e senza lode, nel senso che non ho visto particolari risultati dopo l'applicazione. Ecco, qui dice energizzante, ma no, non mi pare. Quindi anche questa non mi sento di consigliarvela, un po' come quella della Chelemata, ecco. Stavo vedendo se c'è altro da dirvi. No. Ok. Invece una maschera che mi è piaciuta tantissimo e che infatti non so dove la potrò mai ritrovare è questa maschera qui in idrogel di Kiko. Si chiama Fall 2.0 Eye Contour Mask ed è praticamente una mascherina di quelle che voi usate proprio per carnevale. Avete presente quelle, la maschera tipo di Zorro?
Sì, la maschera di Zorro, quindi quelle maschere che mettete proprio in tutta questa zona qui. Era in idrogel, era nera e poi era tutta disegnata, tramata con del pizzo. Bellissima da vedere, fantastica perché il siero, di cui era imbevuta si è assorbito molto velocemente, quindi diciamo 10 minuti, un quarto d'ora, la zona sotto occhiaie appariva meno stanca e anche meno marrone del solito. Io purtroppo le occhiaie molto molto pronunciate, per cui le maschere devono aiutarmi a schiarire un pochino la zona, più che a sgonfiarla, ecco. Mi è piaciuta tantissimo, l'avevo trovata in un Kiko Outlet quest'estate a Vicolungo, quindi. E l'avevo pagata 95 centesimi, quindi non saprei dove ritrovarla, ma se voi per caso la ritrovate, che ne so, a Natale, quando ci saranno poi i saldi a gennaio, prendetela, ascoltatemi perché questa qui è ottima. Io adesso mi devo fare la foto col telefono e mettermi un promemoria, perché se la trovo ne faccio scorta. Mi è piaciuta tantissimo. Ottima, ottima, ottima. Questa è made in Italy, non è made in Corea. Simone ha finito questo fluido dopo barba Assenzio di Erbolario, buonissimo, ve lo dico io, perché ha un profumo fantastico, quindi l'uomo rimane con questa zona qui super profumata di Assenzio, ottimo, fantastico, mi è piaciuto un sacco. Prima mi sono dimenticata di mostrarvi un altro prodotto di make-up che ho finito, scusate, mi sto rassettando qua sotto, che è questa terra qui dell'Aleppo. Questa qui l'avevo acquistata ad ottobre del 2016, quindi devo dire che mi è durata 2 anni. Era un quartet di terre, vedete? L'ho proprio finita, nel senso che le ultime parti erano tutte sbriciolate. Mettendoci il pennello dentro veniva fuori un pasticcio, ho detto, le ultime bricioline faccio che buttarle. Però comunque sono stata veramente soddisfatta di averla finita, l'ho usata tantissimo. Praticamente in 2 anni ho usato solo questa terra qui, mi è piaciuta tanto, l'avevo pagata 20 euro, però comunque è un prodotto minerale, un prodotto che ha un buon inci, dura poi 24 mesi, quindi proprio giusta giusta. Voglio dire, il prezzo di 20 euro l'ho smaltita in 2 anni, per cui secondo me è buona, io ve la consiglio se posso. Poi tra l'altro è anche fatta bene perché c'è anche lo specchio, vedete? Vedete la GoPro? Quanto è bella? È lei. Boh! Passiamo ai prodotti per la casa, che li ho messi un po' troppo. Ah no, scusate, come cura della persona abbiamo finito questo spray della Footworks di Avon. Questo qui era la lavanda, se non sbaglio, deodorante per piedi e calzature. Devo dirvi che questo qui non deodora una beata fava, per cui non lo ricompro perché non deodora niente, cioè proprio il profumo evapora in un'oretta. Vi togliete le calze dopo 3 ore e questo non profuma, non vi fa puzzare i piedi, quello è ovvio, però non ve li fa neanche profumare, mentre invece io vorrei avere i piedi profumatissimi. Bene, adesso vi mostro le cose per la casa che ho finito, non sono mica tante veramente, potrei farvi vedere anche i prodotti finiti qui, in quelli mangerecci, non lo so. Diciamo che non ho le idee chiare, eh? Vabbè. Allora, finito questo Soflan detersivo per lavatrice, per lana e delicati. Questo qui era alla vaniglia, un profumo buonissimo. Peccato che questo profumo buonissimo e fantastico sui capi non rimanesse neanche per 1 minuto e mezzo dopo aver aperto la lavatrice. Per cui, buono sì, però se il profumo di vaniglia non rimane, cosa mi serve a fare? Comprare il Soflan alla vaniglia? A niente, infatti questo l'avevo comprato perché costava 1,70 euro in promozione, per cui non lo ricompro. Finito questo detersivo per i piatti della Primia, ho tenuto il dispenser perché mi sembrava capiente e funzionale, per cui ho staccato solo l'adesivo per farvelo vedere. Questo mi è piaciuto tantissimo, questo lavapiatti, perché sembrava proprio una crema, non vi seccava le mani, se, qualora non usaste i guanti per lavare appunto i piatti, lavava bene appunto i piatti, aveva un profumo buonissimo, sembrava proprio una crema per le mani, ottimo. Se lo ritrovo lo compro. Scusatemi. Finite le salviette della Braun per pulire il WC. Queste qui le trovo da Acqua e Sapone, sono 16, sono maxi, belle imbevute, costano sui 2 euro, magari in promozione anche 1,70, 1,80. Le compro praticamente sempre. Ottime. Allora. Boh, io vi saluto e adesso mi metto a girare il video dei prodotti finiti alimentari e mangerecci. Ciao! Ciao!